Sindaco, valorizzare il territorio, renderlo appetibile anche attraverso un'offerta artistica, nella fattispecie pittorica. Beh, questa è una parte della cultura qui a Mottola che in realtà ha una storia molto più importante, molto più profonda. Questa è la 15ª edizione di una rassegna estiva di pittura, ma che si collega in un percorso culturale di pittura che qui ha un terreno fertilissimo. Voglio ricordare che lo stesso organizzatore di questa manifestazione, Giovanni Roganti, ha organizzato la 50ª mostra nazionale di pittura e vedremo quest'anno cosa accadrà. E in più abbiamo anche altri laboratori di pittori nel nostro centro storico che fanno delle personali, insomma, quindi voglio dire, più che una manifestazione che si collega al territorio, è una parte importante di organizzatori e di artisti che qui a Mottola trovano nella cultura della pittura uno dei momenti di sintesi più importanti. È un'occasione di aggregazione, perché magari tanta gente che il giorno di Ferragosto, perché la manifestazione si svolge proprio a cavallo del Ferragosto, nelle giornate del 13, 14 e 15 di agosto appunto, ha l'occasione la gente di così stare in piazza, di prendere un po' d'aria fresca, ma ripeto, all'insegna della socializzazione, dello stare insieme, del non sentirsi soli, anche questo è uno spunto. Certo, è uno spunto importante, così come possono essere tanti altri eventi culturali, ma quello della pittura lo diviene ancora più importante, perché è un momento in cui stiamo insieme, ma stiamo insieme a tutti gli artisti che sono qui, stazionano qui, parlano con noi, ci dicono le loro sensazioni, ci dicono come si arriva alla creazione di questi quadri, quindi davvero un momento dei più importanti. Accanto alle cose più di clamore e rumorose, è un momento in cui abbiamo un confronto e che arricchisce totalmente la cultura di questo paese, i nostri cittadini, i giovani. Sono tre sere, questa è quella di Ferragosto dove un po' tutti sono fuori, ma vedo che anche questa sera c'è gente, però abbiamo avuto una presenza notevolissima nei giorni scorsi e ripeto, in un confronto amichevole, ma anche ovviamente di conoscenza profonda di quest'arte e dei loro artisti.